Buonasera a tutti, siamo qua per conoscere Mirko Antonucci, talento prodotto settore giovanile della Roma, che ha scelto affiancare questo progetto da noi. Siamo orgogliosi della sua scelta, comunque è stato un calciatore molto molto richiesto all'interno del calcio italiano. Non ci sono tanti talenti per scegliere e noi siamo stati fortunati ad avere con noi un trequartista imprevedibile in campo, un calciatore capace di fare la differenza tra le linee in campo avversario, che ci aiuterà tanto tanto in questo percorso che noi abbiamo iniziato con l'obiettivo di tornare dove tutti pensiamo che merita essere, perché a calcio. Mirko ha giocato in passato in Serie A, ha fatto lo storio con una grande società come la Roma, è andato in campo anche in Champions, anche in Europa League, ha fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili italiane, ha detto un altro passo in avanti, speriamo sia la sua conferma, è un passo che permetterà di fare anche passi più grandi. Benvenuto. Grazie. E poi lasciamo subito alle domande. Fatto io? Ciao Mirko, ciao. Benvenuto. Nicola Pasta, Città della Spezia, Tutto Mercato Web. Direttore, ha anticipato un po' la prima domanda, perché sappiamo che c'era la Serie A che ti voleva, hai scelto lo Spezia, quindi è già una notizia importante anche questa. Ti chiedo come mai cosa ti ha convinto maggiormente per scegliere lo Spezia, grazie. No, sicuramente quando è finito l'anno scorso, che era stato un anno molto positivo per me, volevo un attimo staccare da tutto e comunque esaminare quello che avevo fatto in campionato e quello che era stato l'anno per me, che comunque era stato un anno molto complicato soprattutto a livello di squadra. Poi in estate, con tutta la calma del mondo, diciamo, piano piano ho scelto, secondo me, la squadra migliore in questo momento per me, che mi poteva far crescere, che mi può comunque aiutare nel mio percorso che sto facendo. Ho sentito il direttore e il mister, è stato subito comunque per me amore a prima vista, diciamo, e secondo me è la scelta più giusta, e secondo me ha dimostrato il fatto di questi primi giorni che sono stati molto importanti per me e sono molto contento di essere qua. Massimo. Benvenuto, Massimo Guerra del Secolo XIX, Gazzetta della Spezia. Così, vedendo un attimino i tuoi trascorsi, praticamente più che altro, mi sembra che tu abbia giocato in prevalenza come esterno, diciamo, d'attacco destro, se non sbaglio. Come pensi di essere utilizzato anche dietro le punte eventualmente rispetto al modulo di Albini? No, sicuramente una cosa che mi ha colpito tanto da quando sono qua, che il mister mi ha detto subito, che comunque nel calcio di adesso non ci sono tanti ruoli fissi, quindi il nostro calcio è un calcio molto di rotazioni, di alternare i vari ruoli, quindi dove preferirà e dove crederà che sia meglio per me il mister, io mi adatterò e mi metterò al servizio della squadra. Ciao, benvenuto. Grazie. Nicola Azzeri, speziacalcionews.it e Teleliguria Sud. Ti abbiamo visto in queste prime partite partire dall'esterno, giocare trequartista, insomma il mister non ha uno schema fisso, diciamo. Ci si parte in determinati ruoli, però poi dopo c'è molto movimento vostro. Ecco, ti piace questo tipo di approccio alle gare, molto provando a essere molto offensivi ma anche a occupare gli spazi che magari i compagni in quel momento lasciano liberi? Sì, sicuramente è una cosa che mi piace tanto a me, svariare su tutto il fronte d'attacco, e il mister questo ci chiede, di attaccare anche tanto la profondità, è una cosa comunque che anche mi piace molto, quindi mi sto trovando bene, certo ancora all'inizio e ovviamente devo capire bene ancora cosa vuole il mister e cosa preferisce che facciamo davanti, però comunque stiamo lavorando bene e siamo sulla strada giusta.
Ciao Mirko, benvenuto. Luca Vaccaro, Primo Canale, Gazzetta della Spezia. Volevo chiederti, insomma, chi è Mirko Antonucci? Il direttore ti ha presentato con delle parole importanti, un giocatore di tanta qualità, non il classico 10, ecco. Come ti identifichi, che giocatore pensi di essere e cosa pensi di poter dare a questo Spezia? Ah, sicuramente quello che voglio dare, che per cui sono venuto qua, è aiutare la squadra in ogni modo a fare qualcosa di importante. Poi che sia attraverso i gol o gli assist conta, ma sono arrivato anche qui secondo me per aiutare la squadra anche in fase di non possesso e per diventare comunque un giocatore a 360 gradi, che è la cosa che vuole il mister, quindi non solo qualità ma anche comunque sacrificarsi per la squadra e aiutarla comunque a vincere le partite. Ciao, benvenuto, buongiorno. Ciao. Marco Zanotti, il volo della Nazione. Tu hai giocato appunto l'anno scorso a Cittadella, ed è una stagione un po' così complicata con i bassi. Come giudicherai, come giudichi il campionato scorso e come giudichi quello di quest'anno che andremo a giocare? Cosa puoi portare a livello di esperienza, di quello che tu hai capito, visto che la Serie B è cambiata in questi ultimi anni, ci sono tante squadre importanti, Parma, Catanzaro, Reggiano, Spezia, le retrocesse, eccetera, eccetera. No, sicuramente è un campionato diverso in questi ultimi due anni, è stato un campionato diverso, quindi è un campionato che comunque ogni partita te la devi giocare e devi entrare con la testa giusta, perché se no rischi comunque anche con le ultime in classifica. Quindi sarà a noi comunque tenere l'asticella alta e dimostrare che possiamo fare qualcosa di importante, ripeto, ma solo attraverso il lavoro ed è quello che stiamo facendo. Grazie. Sì, Mirko, due curiosità. La prima, il 48, che non è un po' strano, ti volevo chiedere come mai hai scelto questa, se lo vedi anche a Cittadella. Poi un'altra, hai giocato a Cittadella, hai fatto probabilmente le cose migliori della tua carriera lì. È una piazza un po' diversa da questa, magari c'è un po' meno pressione, si lotta anche per obiettivi diversi. Ecco, ti senti pronto ad affrontare anche la pressione di una piazza calda come questa, che ha tanta voglia di riscatto e che vuole tornare in Serie A il prima possibile? Grazie. Allora, per il numero è un numero che per me conta tanto, questo qui, perché comunque è il numero che ho avuto la prima volta in prima squadra a Roma, quindi me lo sono portato dietro, quindi ho scelto di iniziare comunque questo mio primo anno qui con questo numero che per me conta tanto. E per il resto, qual è la seconda domanda? Se sei pronto a una pressione diversa. Ah, sì, sicuramente sono due piazze molto differenti, cioè non serve neanche che lo diciamo, però comunque io penso che se tu giochi a pallone devi quasi gasarti per avere queste pressioni, quindi è una cosa comunque a me piace, anche se comunque a Cittadella l'anno scorso c'erano pressioni diverse, però comunque c'erano delle pressioni perché comunque stavamo per retrocedere, quindi secondo me un calciatore deve anche saltarsi in queste circostanze e tirare fuori il meglio di sé. Ti chiedo, rispetto ai compagni che hai trovato, prima di tutto l'ambientazione a livello di gruppo, cioè cosa ne pensi del gruppo che si sta creando, e poi anche a livello tecnico, se vedi compagni insomma che ti hanno stupito da questo punto di vista. No, a livello di squadra sicuramente ho trovato dei compagni molto calorosi, diciamo, mi hanno accolto molto bene, infatti sembra che sto già da tanto qui e di questo sono molto contento. E ho trovato anche una squadra che lavora tanto. Secondo me è la cosa principale per fare poi un qualcosa di importante, come ho detto. Quindi è una cosa che mi ha stupito tanto, più che un giocatore in particolare, mi ha stupito tanto il modo di fare del mister, di come ci alleniamo ogni giorno e di come vogliamo comunque raggiungere un qualcosa di importante, perché comunque è quello il nostro obiettivo. Però lo facciamo soltanto attraverso il lavoro di ogni giorno, partendo dal ritiro, che io comunque non c'ero, ma hanno lavorato tanto, e da questi giorni che stiamo preparando la prima partita in Coppa Italia.
Sì, Mirko, una domanda sui tifosi. Io parlando un pochino insomma con qualcuno all'interno della piazza mi dicevano non vedo l'ora di vedere segnare Mirko Antonucci sotto, sotto la curva. Insomma, qua il tifo è molto importante, credono molto in te. Ecco, sei pronto? Sei pronto per loro e che cosa ti aspetti dalla tifoseria dello Spezia? Insomma? No, non mi aspetto niente, diciamo, mi aspetto ovviamente di fare più gol possibili per rendere felici tutti, in primis me stesso e poi tutta la squadra. E speriamo quindi che comunque ci sia sempre tanta gente al picco e che ci aiutano e di regalargli comunque tante gioie e tante vittorie.